Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Eravamo felici, ora invece no. Abbiamo paura, sì. Veramente abbiamo paura. Io spero che paghi quello che ha fatto. Se hanno colpo, che Dio sa quello che deve fare. Io, per me, non sono io a giudicare. Se Messina Denaro era Messina Denaro di una volta, non si metteva nella strada. L'ho visto due volte sole, che andavamo a mangiare in via Vittorio Emanuele, e niente, avevano come questo si può una cosa, gli occhiali e basta, seduto là, mangiava, se ne andava e salutava. Questo è il corteo che si unirà e sono le scuole di Campobello di Mazara arrivate per dire no alla mafia. Eccellenza, le posso fare una domanda? Lei è uomo di fede, Matteo Messina Denaro deve essere perdonato secondo lei? Allora il perdono non appartiene a noi, il perdono appartiene a Dio. Invece in questo momento c'è una giustizia che è diversa, per cui c'è da restituire ciò che si è tolto a un deretore. E mentre la manifestazione a Campobello di Mazara è ancora in corso, a poche centinaia di metri scatta una nuova perquisizione, questa volta nell'abitazione dell'ex moglie di Andrea Bonafede. La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà. Anziano, quindi non ho più molte prospettive, ma mi auguro che per le generazioni future sia un avvenire diverso.